Buongiorno dal TG 2000 Flash, edizione del mattino. Bombardato dalle forze russe l'ospedale pediatrico e di maternità di Mariupol, Mosca accusa l'Ucraina di averci situato all'interno postazioni militari, mentre Kiev riferisce di una strage di donne e di bambini. A seguito del bombardamento dell'ospedale, il presidente ucraino Zelensky in un nuovo video ha dichiarato che a Mariupol è in atto un genocidio. È un crimine di guerra, ha aggiunto. L'Europa e gli Stati Uniti ora non possono dire di non aver visto cosa sta succedendo agli ucraini e quindi devono fare dure pressioni sulla Russia affinché si sieda con noi a parlare. Finisca questa guerra, ha concluso Zelensky. Tra poco, alle 8.45 in Turchia, l'incontro promosso da Erdogan tra i ministri degli esteri di Russia e Ucraina, Lavrov e Kuleba. Kiev è pronta alla soluzione diplomatica, ma non cederà un solo centimetro di territorio, afferma lo staff di Zelensky. Per Mosca, invece, i colloqui devono tener conto che le repubbliche di Donetsk e Lugansk sono stati sovrani e indipendenti ed essere quindi riconosciute come tali. L'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, che monitora la centrale nucleare ucraina di Zaporizhia, è preoccupata perché i sistemi di controllo hanno smesso di trasmettere dati. Ieri c'è stata un'interruzione simile dal sito di Chernobyl. Zelensky crede intanto che la minaccia della guerra nucleare sia un bluff di Putin. Oggi in Italia la conferenza delle regioni sul piano nazionale per la gestione delle emergenze radiologiche e nucleari. Si riunisce oggi a Versailles il vertice del Consiglio europeo. I capi di Stato e di Governo dell'Unione europea discuteranno delle conseguenze della guerra in Ucraina, di come rafforzare la sovranità europea e ridurre quindi le dipendenze energetiche da Mosca. Per l'Italia interverrà il Presidente del Consiglio Mario Draghi. E appunto il Premier Draghi ha parlato ieri alla Camera di crisi senza precedenti per l'Ucraina. L'Italia farà la sua parte, ha assicurato, spiegando che l'esecutivo interverrà con rapidità e decisione a protezione di famiglie e imprese italiane, aiuti ed energie alternative, anche il nucleare. C'è una grande generosità, una profonda umanità, ha osservato il Premier. La forza di un paese si misura anche dalla capacità di difendere la dignità umana. E riferendo alla Camera, il Presidente del Consiglio ha affermato che quasi 24.000 profughi ucraini sono già arrivati in Italia, oltre il 90% donne e bambini. Il Premier ritiene che il flusso sia destinato ad aumentare. Per accogliere i profughi, le regioni approntano gli alberghi sanitari utilizzati per gli isolamenti dei positivi al Covid. Rallenta il calo della curva epidemica nel nostro paese. I ricoveri ospedalieri scendono al 13%, le terapie intensive al 6%, il tasso di positività è dell'11,2%, 156 i decessi registrati nelle ultime 24 ore. Intanto si va verso la fase di allentamento delle misure anti-Covid. Secondo il sottosegretario Costa, dal 1 aprile il Green Pass non sarà più necessario per i locali all'aperto, mentre il governo sta valutando l'opportunità di anticipare la possibilità per gli over 50 di andare al lavoro col Green Pass base. Occorre una rinnovata presenza dei cristiani nello spazio pubblico, nel quadro di una società democratica e composita con una pluralità di visioni e prospettive, con espressioni valoriali, convinzioni etiche, posizioni politiche assai diverse e non sempre convergenti per l'edificazione del bene comune. Così il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della CEI, in un messaggio inviato al convegno promosso dall'Associazione Cattolica Ditelo sui tetti ieri all'Angelicum, durante la quale si è tenuta anche una lectio magistralis del segretario di Stato Vaticano, cardinale Pietro Parolin. La cronaca, resistenza pubblico ufficiale e violenza privata aggravata sono le accuse a cui dovranno rispondere 13 persone raggiunte da misure cautelari a Torino. Si tratta di leader e militanti di Askatasuna, centro sociale in prima linea contro la TAV, che avrebbero commesso ripetuti attacchi ai danni dei cantieri di Chiomonte e Didero, San Didero.
Il calcio, oggi scendono in campo Atalanta e Roma, i nerazzurri impegnati in Europa League ospiteranno alle 21 il Bayer Leverkusen, mentre i giallorossi in Conference League giocheranno alle 18.45 sul campo olandese del Vitesse. In Champions, ieri sera Manchester City e Real Madrid sono passate ai quarti di finale. Abbiamo chiuso con lo sport, è tutto, ora la linea alla Santa Messa, prossimo aggiornamento con le notizie, il TG2000 alle ore 12. A più tardi.